Ciao amici di OlimpiaTube, di ritorno dalla vittoria in gara 3 con Venezia. Iniziamo a parlare di questo Olimpia che ritorna in finale scudetto a 3 anni di distanza dall'ultimo trionfo. Era il 2018, l'Olimpia vinceva lo scudetto contro la Dolomiti Energia Trento, ossia l'avversario di questo quarto di finale del playoff 2021. Con la vittoria in gara 3 contro la Reyer Venezia, Milano con un doppio sweep 3-0 e 3-0 conquista l'accesso alla finale scudetto contro la Virtus Bologna, che ha avuto il medesimo percorso, prima con Treviso e poi con Brindisi, ribaltando anche il fattore campo. Il derby d'Italia diventa l'atto conclusivo per conquistare il tricolore 2021. Strano a dirsi, una finale che nell'era dei playoff, quindi da metà degli anni 70 in poi, c'è stata solo 2 volte, nel 1979 e nel 1984, tabù da sfatare per l'Olimpia, perché la Virtus ha vinto 2 volte in quelle occasioni. E poi è da 37 anni incredibile che le due formazioni che vantano più scudetti nel campionato italiano, 28 l'Olimpia, 15 la Virtus, non si incontrano nella sfida conclusiva della stagione. Ma facciamo un passo indietro, la sfida di ieri, quella del Taliercio di Mestre, dove Milano ha vinto giocando, a mio avviso, davvero una grande partita per 93-83. Una grande partita perché l'Olimpia ovviamente arrivava da una fase complicata, più dal punto di vista mentale ancora che da quella fisica. Aveva finito la Final Four di Eurolega, che ovviamente aveva lasciato qualche scoria, perché non è arrivato il trionfo europeo, anche se tutti sono stati contenti comunque di come si è svolto l'evento col terzo posto finale. E poteva essere una gara davvero pericolosa e poteva rivelarsi un po' tutto pericoloso, visto che ci sarebbe stato poi il back to back anche con gara 4 che sarebbe stata in programma quest'oggi. Invece l'Olimpia ha giocato una gara di una personalità davvero importante, perché nel primo tempo è rimasta attaccata al treno, è riuscita a non far sfuggire mai la partita. In tutte le varie volte in cui prima Watt e poi Tonut avevano provato a prenderla per mano, e poi dopo una doppia parità a quota 21 nel primo quarto e a quota 38 all'intervallo, Milano ha scavato quel solco decisivo di 10 punti che poi ha fatto la differenza nel terzo periodo, tanto che poi addirittura anche il quarto quarto è terminato sul 31 pari. Se non è un record, poco ci manca, 3 periodi esattamente in parità, e allora la differenza l'ha fatta ovviamente il terzo quarto, quello in cui quei 10 punti sono la differenza, sono i punti che ha segnato Sergio Rodriguez. 10 dei suoi 11 punti sono arrivati nel terzo periodo. Sapeva che quello era il momento in cui spaccare la gara, e come sempre ha preso i suoi bambini, i suoi scolaretti per mano per andare a vincere la partita. Lui assieme a quell'altro papà di Kyle Hines, anche lui ovviamente ha preso i suoi scolaretti per mano. Miglior prestazione stagionale per punti segnati, 17, 7 su 11 al tiro da 2 punti. Sapeva che ci sarebbe stato bisogno anche di un contributo offensivo. Eccolo qua con la sua miglior prestazione. Poi Panther, davvero la solita prova in cui non sbaglia un canestro, 4 su 4 da 2 e 3 su 6 da 3. Il rammarico per quella tripla sbagliata col Barcellona da un certo punto di vista è ancora forte, però obiettivamente Milano intanto non sarebbe arrivata a quel tiro se Panther in quella gara non ne avesse segnati 23. E poi, ripeto, obiettivamente ha fatto talmente tanti canestri quest'anno che imputargli un singolo errore sarebbe davvero eccessivo. E nell'arco della partita i due giocatori più continui invece, come spesso gli è capitato nel campionato italiano, Shevon Shields e Zach Lidey, 16 punti a testa. Con questo quintetto in doppia cifra per Milano è stato decisamente
anche più facile gestire la partita anche nel secondo tempo, completando il 3-0 con la prima sconfitta casalinga nei playoff per Venezia. Come dicevo, adesso la finalissima con la Virtus. Per fortuna le due società di comune accordo insieme alla Lega Basket sono riuscite a intervenire per cambiare il calendario. Niente più back to back, si sfruttano le date che si sono improvvisamente liberate e quindi, come di consueto, si gioca ogni 48 ore per conquistare il tricolore. Chi ne vince per prima 4 sarà la squadra campione d'Italia. Se inizia a Milano grazie al primo posto in regular season sabato 5 e lunedì 7 in campo al Forum per le prime due partite, poi si va a Bologna mercoledì 9 e venerdì 11. Venerdì 11, attenzione, perché è l'unica data in cui si giocherà alle 19, perché è la data in cui esordisce nel campionato europeo di calcio anche la nazionale italiana. Allora, proprio per evitare la contemporaneità, la gara è stata anticipata alle 19 per dare davvero modo a più appassionati possibili di poter seguire il match. Poi si torna a Milano per l'eventuale gara 5 il giorno 13 e poi ovviamente a campi alternati l'eventuale gara 6 e l'eventuale gara 7 per un campionato che nella più lunga delle ipotesi terminerà giovedì 17 giugno. E allora non resta che aspettare questo spettacolo. Mancano pochi istanti davvero quando si parla di un evento così importante, un paio di giorni e si torna in campo per gara 1 di finale, la partita che tutti aspettavano. Milano-Bologna, Olimpia-Virtus assegnerà lo scudetto 2021. Se vi è piaciuto questo video potete mettere il like e iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao e a presto!